Un dazzo, oh guarda un po'. Siamo ancora qui. Va bene, d'accordo. Ecco, sì, ma voi state lì che parto io, sì, c'è problema. Partiti di cervello, ascoltami. Dunque, io sono IG e il sondazzo, eccolo qui. Dunque, il sondazzo, già, proprio il sondazzo. Insomma, stamattina io, e che fomo. Cioè, mi sono ridotto proprio verso l'11, 11 e mezzo, così, a pensare. E che fa oggi per il sondazzo? Beh, mi è venuto in mente così, con la forza della disperazione, un nuovo animale strano e una delle situazioni tenute, come dire, tenute su dal tenente Cinci Piccino dei Vigili del Cuoco. Cuoco, mi raccomando, cuoco. Allora, dunque... Ma dove le troverò? Ma dove le trovo? Non so, le trovo. Sì, quando serve. Allora, l'animale è un semplice mattopardo, è un mattopardo. Non gattopardo, mattopardo. Perché? Perché è un animale feroce che è fuggito dallo zampecomio. Che cos'è lo zampecomio? Questa cosa mi fa ridere. Ma lo zampecomio comunale è il manicomio per animali. Perché zampecomio? Perché... manicomio, gli animali mica hanno le mani, quindi zampecomio, giusto? È logico, no? Lo zampecomio comunale. Quindi il mattopardo, ecco, il mattopardo. Il problema è che è un animale che attacca all'improvviso. Come all'improvviso? No, si può mica dire, è un animale all'improvviso. All'improvviso diventa addosso, ma non le troverò. Vabbè, all'improvviso, no, all'improvviso, zampecomio e non manicomio, evidentemente, perché ci sono anche manicomi per gli animali. No, hanno levato quelli per le persone e hanno lasciato quelli per gli animali, dice. E allora questo animale, il mattopardo, che è così strano, poverino, così pazzo, vero? Come i pazzi classici, no? Quelli anche delle barzellette, quelli delle vignette. I pazzi classici, sapete, credono di essere chi crede di essere Napoleone, chi crede di essere Garibaldi e così via. Ebbene, chi crede di essere Pippo Baudo, quello è il più pazzo di tutti. Vabbè, d'accordo, questo crede di essere altri animali, poverino, il mattopardo. E allora ogni tanto cambia animale, gli va di essere un asino, un porco, un cane, un gatto, una pecora, un leone, un pesce, che lo sai, vabbè, qualsiasi cosa. E la persona che mi risponderà, come al solito, cioè lo schema è sempre quello, cambia l'animale, dovrà fare il verso per capire se l'animale è nei dintorni, però naturalmente questo cambia improvvisamente tipo di animale, perché lui crede essere una pecora, poi improvvisamente un cane, poi un lupo, che ne so, capito? Al lupo, quindi ci sarà da, insomma, da vedere se queste persone hanno voglia di fare questi versi, capito? Sì. Allora, vediamo, siccome la cosa è talmente assurda, perché poi oltretutto che esista un manicomio per animali è già assurdo, che poi si chiami il zampecomio è ancora più assurdo, e quindi bisogna vedere se la bevono, questo è il punto, e se fanno anche il verso e credono che esista un animale che crede di essere altri animali, cose di questo. Vabbè, ma del resto l'assurdità è alla base del sondazzo, e poi quando ci credono è ancora più bello, insomma, perché è talmente grottesco e assurdo. Pronto? Signora, buongiorno. Buongiorno. Io sono il tenente Cinci Piccino dei Vigili del Cuoco, non si spaventi, ma le telefono per un'emergenza della massima gravità e pericolosità, signora. Mi sente? Sì, ora ti passo il mio marito. Ecco, va bene, mi passi il suo marito. Vieni qua, vedi? Ehi, vieni qua, dove ti vado? In qualche paese del sud, non so. Vieni qua, Pronto. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ecco, io, come dicevo alla signora, sua moglie, vero? Sì. Ecco, io sono il tenente Cinci Piccino dei Vigili del Cuoco. Le telefono per questa emergenza della massima gravità, come ho detto alla signora, perché un animale feroce è fuggito dallo zampecomio comunale. Ma no, non muisto niente noi. Ah, aspetti, mi faccia finire, no? Sì. Noi stiamo telefonando alle persone perché sappiamo che è nella vostra zona e allora cerchiamo di avvertire le persone, capisce? Sì. Che animale è? È un mattopardo.
Ha capito? È uno che attacca all'impromuso così, capisce? E può essere molto pericoloso. È uscito da questo manicomio per animali, lo zampecomio. Ecco, allora le spiego come si fa a capire se il matto pardo è nei paraggi di casa sua. Ecco, così magari lei lo sa. Sì. Ecco, allora, l'unico modo è riuscire a sentire il suo verso. Va bene. Allora, aspetti, siccome è un animale che è uscito dal manicomio per animali, quindi crede di essere altri animali, no? Quindi di momento in momento lui pensa, questo animale pensa di essere, che, per esempio in questo momento sappiamo che pensa di essere un asino. Ah. Ecco, cioè lui crede di essere un asino ma è un matto pardo, capisce? Va bene, sì. Questa è etologia, cioè studio del comportamento degli animali. Allora senta, l'unico modo è quello di fare il verso di questo animale e così se questo risponde vuol dire che è nei pressi di casa. Sì. Ha capito? Sì. Ecco, allora per esempio facciamo una prova. In questo momento noi sappiamo che il matto pardo crede di essere un asino. Lei sa qual è il verso dell'asino? Sì. Ecco, me lo fa sentire per favore. Ah, ah. Com'è? Lo rifaccia, signore. Ma sta godendo lei, scusi, ma l'asino fa. Oh, oh. Lo faccia meglio, lo faccia meglio. Qui sembra un cowboy, mi scusi, abbia pazienza. Poi improvvisamente questo animale crede di essere un porco. Ecco, come fa il porco? Faccia il porco. È uguale all'asino. Faccia il porco, su. Faccia il porco, per favore, ma faccia il porco. È importante. Fa così. Sì. Provi. Molto meglio, anche meglio di me, bravo. Poi improvvisamente questo animale crede di essere un cane. Faccia il cane. Beh, un canone, sì. E improvvisamente invece crede di essere un gatto. Miau. Ecco, ancora. Miau. Ancora. Miau. Più acuto. Miau. È un gatto in amore, va bene. Poi improvvisamente, anzi, crede di essere una pecora. Beh, ancora? Beh. Ecco, un pecorone? Bravo, perfetto. Ma poi pensa di essere un leone. Come fa il leone? C'è sua moglie che ascolta. Signore? Signore? È andato via? Deve essere caduta la bestia, la linea. Questo è proprio tranquillo, eh? Faccia tutti i versi, sembrava nella vecchia fattoria. Ia, ia. Vero, eh? No. Però faceva anche il gatto, era il cane, un po' cupi, eh? Il porco però l'ha fatto molto bene quando gli ho insegnato io, perché fra porci. L'ho richiamato perché magari, ecco, c'è. Pronto? Ah, signora, guardi, forse è caduta la linea perché non avevo finito con il signore, no? Ecco, comunque può continuare lei, no? Anzi, è interessante che lo faccia lei. Come l'ho spiegato anche a suo marito, il matto pardo crede di essere altri animali, no? Ecco, per esempio. Perché da fare quei gesti lì? Ha sentito suo marito che faceva tutti quei versi? Ecco, secondo lei è normale? Ma io non lo so. Cioè, è normale che uno al telefono mi faccia il verso dell'asino, del porco, del cane, del gatto, quando io gli parlo di un matto pardo? No, dico, ma suo marito è normale, no? Sì, non ha problemi. Ma dico, perché cosa? Perché cosa? Ah. Perché questo matto pardo, no, che le ho detto, che è uscito dallo zampecomio comunale... che sarebbe il manicomio per animali, è un animale pazzo, cioè che si crede altri animali. E all'improvviso viene addosso alle persone, capisce? Anche. All'improvviso, sì, esattamente. Allora, per questo, quando si crede di essere, per esempio, un asino, la persona che pensa che sia nei dintorni deve fare il verso dell'asino. Ecco, come fa l'asino, signora? Fa, L'asino lo fa meglio suo marito? Non lo so. Lo sa che fa benissimo anche il porco suo marito? Sì. È perfetto, signore, è perfetto. Almeno non avete dato il premio, eh? Il premio no, l'incolumità, signore, il premio. Il gatto lo sa fare lei? No. Nemmeno il gatto? Non so fare nulla io. A pecorina, signora? Ma nemmeno io non so fare nulla, non ce la riesco, ecco. Non ci riesce nemmeno a fare la pecorina? No. La pecorella? No. Che va bene, provi. Brava, vede che lo sa fare, eh? No, non lo so fare. Guardi, beh, provi. No, non ci provo. L'ha fatto anche suo marito, sa? Sì? Sì, l'ha fatto anche abbastanza bene, quindi può provare anche lei. No. Tanto uno più uno meno, eh?
No. No? Cioè lei è meno, cioè più, il suo marito è meno, anzi più, insomma, ecco, suo marito ha dei problemi di identità, signora? Anziano, io. Anziano, ecco, sì, sì. Lei invece è giovane. Io sono giovane. Beata lei che è giovane, dalla voce mi sembra più anziana di lui. In ogni caso, signora, attenzione, tutte le volte che sentite dei rumori, intorno a casa vostra, mi raccomando, oppure, lo faccia fare a suo marito che è bravissimo. Sì, ma lo fa quell'animale che è scappato. Sì, ecco, appunto. Fa così? Appunto, fa tutti diversi gli animali perché crede di essere un animale diverso da quello che è, capisce? Sì. Questo forse l'avevo già detto prima, non aveva capito, signora? No, io non avevo capito. Come se un pazzo, per esempio, un pazzo crede di essere un'altra persona, no? Cioè, suo marito crede di essere un asino o un porco, a volte, anche una pecora. Cioè, per dire, ma perché gliel'ho detto io, capisce? Ecco, quindi per catturare questo animale bisogna capire se è nei dintorni, allora bisogna fare questi versi. Se l'animale risponde, io arrivo con la mia troupe, sembra una cosa cinematografica, e prendiamo l'animale, lo riportiamo allo zampecomio. Sa cos'è uno zampecomio, signora? Sarebbe un manicomio per animali. Sì. Perché non si può dire manicomio, perché gli animali hanno forse le mani? Hanno le mani gli animali? Hanno le mani, hanno i piedi, ce ne fanno anche da mani. Come ha detto, signora? C'hanno i piedi. C'hanno i piedi, ecco. Hanno i piedi, ci fanno anche delle mani. Ah, le scimmie. Infatti le scimmie vengono mandate nei manicomi, ma gli altri animali vengono mandati negli zampecomi. Giusto? Ecco, ha capito? Sì. Gli animali pazzi? Mm. Ok, lo sapeva lei? No. Adesso lo sa però, vero? Lo siamo insegnati, via. Lo siamo insegnati. Ma cosa sta facendo? Il verso di qualche animale, signora? Sì, non so, io? Non so. Di dove è lei, signora? Io? Sì, di dove, da dove proviene, da che regione, che città? Salerno. Sud. Salerno? Sì. Ah, Salerno, bene, bene. Quelli di Salerno, cioè, sono di Salerno, Salerno, e viene in Toscana, Salerno. Va bene, la ringrazio, mi raccomando, dica a suo marito di fare il porco più spesso. Va bene? Quando torna ce lo dico. Perché è andato via? È andato via ora. Speriamo non venga. Non è mica l'ho portato via. L'ha portato via. Speriamo non venga attaccato all'improvviso dall'animale fuggito dal zampecomio, il mattopardo, signora. Sì. Mi raccomando, pow, pow. Signora, mi faccia la Iena Ridens. Pow, pow. Mi viene da ridere, sì. Appunto, mi faccia la Iena Ridens. Mi faccia. No, non mi riesce. Non ma mi come riesce. L'ha appena fatta, signora? Ha fatto benissimo. Non mi riesce, non lo faccio. Vabbè, non lo facci. Non lo facci, signora. La saluto. Mi raccomando, lo dica a suo marito, Sì. 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 Che faccia il porco più spesso. Buongiorno. Buongiorno. È anche nel suo interesse. Buongiorno, arrivederci. No, nel senso, cosa avete capito? Ma nel senso, cosa avete capito? Vabbè, d'accordo, per il povero animale scappato dallo zampecomio. Beh, insomma, questa famiglia, in ogni caso, anche se lei non era molto brava a fare gli animali, un po' la pecora ci ha provato, ma secondo me suo marito non deve essere molto soddisfatto di certe prestazioni. E va a fare il porco fuori, è uscito con un amico, a quanto si è capito. Vabbè, dunque, allora io ho fatto un altro numero. Sì, perché sì, ora cerchiamo qualcun altro a cui cercare di affibbiare. Pronto? Questa grossa panzana. Pronto? Sì? Sì, buongiorno, farò come Emilio buongiorno, sono il tenente Cinci Piccino dei Vigili del Cuoco. Ha capito? Sì, ho capito. Ecco, le telefono per un'emergenza della massima gravità e pericolosità. Un feroce animale è fuggito dallo zampecomio comunale. Ha presente? Sì. Sa cos'è lo zampecomio? No. È il manicomio per animali. Perché non si può dire manicomio perché gli animali non c'hanno le mani, giusto? Sì. Ecco, quindi zampecomio. Questo animale è il mattopardo. Purtroppo è pericoloso perché attacca all'improvviso e quindi bisogna telefonare alle persone che sono nella zona dove è scappato questo animale per cercare di capire se è vicino, ecco, ha capito? Sì. Allora, il punto è questo, l'unico modo per capire se è nella zona è quello di cercare di fare il verso di questo animale, se si sente una risposta, allora viene segnalato che esiste questo animale nella zona e noi veniamo e cerchiamo di catturarlo, capisce? Senta, abbia pazienza, c'è il bimbo che mi sta piangendo, bisogna vada via, non come, posso... Come piange suo bambino, come fa? Così? Non lo so, vabbè, ha fatto di tutte queste cose e poi il bimbo gli sta piangendo, e per forza, ha trovato il mattopardo e se lo sta mangiando.
lasciamo la signora andare a cercare di liberare il bambino dal mattopardo, purtroppo sarà deglutita anche lei, sarà deglutita completamente anche lei, che vuoi farci? C'è poco da fare, quindi la cosa più brutta è quando mi fanno fare tutta la spiegazione e poi se ne vanno. Ma poi gliel'ho detto anche all'inizio, che non era vero. Sì, ho messo il cartello come ha fatto Emilio Fede. Ma si pronto? Pronto? Sì. Ecco, questo mi sembra c'abbia la voce adatta. Pronto? Sì. Buongiorno. Chi cerca? Io cerco lei. Chi? Gambassi? Come no? Sì. Sì, certo. Senta. Allora, io sono il tenente Cinci Piccino dei Vigili del Cuoco. Non ho capito, dica. Lei è sordo? Un po' sì. Un po' sì, ce l'ha l'apparecchio? No. L'aeroplano? No, senta, io sono il tenente, va bene? Cinci Piccino, capito? Dei Vigili del Cuoco, ha capito? No, non ho capito. Allora io... Attenda un attimo. Attendere, prego. Attendo, prego, sì, attendo. Però faccio parlare a mia bimba. La bimba, quant'anni c'ha la bimba? C'avrà 50 anni la bimba. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, lei mi sente perché il signore non mi sentiva? Sì, dice a me. Ah, ecco, sono il tenente Cinci Piccino dei Vigili del Cuoco, non si spaventi, ma io telefono per un'emergenza della massima gravità e anche pericolosità. Allora, un animale feroce è fuggito dallo zampecomio comunale. Ecco, è il mattopardo, che è un animale che attacca le persone all'improvviso così, come nulla fosse, capisce? Sì. Ecco, ho capito. Lei è maggiorenne? Sì. Ah, ecco, no, perché sento una voce così, sembra una bambina. Complimenti, è molto giovanile. Senta, il problema è che noi sappiamo che nella vostra zona, stiamo telefonando un po' a tutti, no? Cercando di capire se c'è o non c'è nelle zone dove stiamo telefonando. Ce l'è stato segnalato nella vostra zona. Allora, senta, il punto è questo. L'unico modo per riuscire a capire, a individuare questo animale è riuscire a fare il suo verso e sentire se questo verso viene ripetuto dall'animale stesso, capisce? Pronto? Scusi, è uno scherzo telefonico, immagino, vero? No, per telefono siamo sicuramente. Ecco, scherzo no, perché io non ho mai parlato di scherzo e non esiste scherzo per quanto mi riguarda, le assicuro. Cioè, io le sto telefonando ed è una comunicazione telefonica, sì, ma scherzo io lo escluderei assolutamente. Io sto facendo il mio lavoro, sono il tenente Cinci Piccino, i Vigili del Cuoco, e cerco praticamente di avvertire. Dei Vigili del? Di Vigili del Cuoco. Del Cuoco? Sì, del Cuoco. Mi scusi, ma credo che proprio abbia sbagliato numero. Ma guardi, ho telefonato proprio a lei. No, non credo, arrivederci. Anzi, ascoltami. Ma come? Stavo diventando Amedeo. Non mi ha dato il tempo di diventare Amedeo. Questa ci sentiva troppo bene, capito? Quando ci sentiva nulla. E questa troppo bene. Ma non ci sono vie di mezzo nelle famiglie. Non ci sono vie di mezzo. Prima la richiami e stava via. Ora cercherò di recuperarla come Amedeo. Ma questa ha capito troppo bene. Fino allo zampecomio. Pronto? Pronto? Guarda che scherzavo prima, eh. Te la sei presa? No, assolutamente. Eri attaccato, scusa. Io volevo dirtelo, poi eri attaccato. No. No, ma me lo sono immaginato. Sì, era uno scherzo. Sai perché ti ho telefonato? Sì. Perché io sono un tuo grande ammiratore, ecco. Io volevo scherzare per rompere il ghiaccio, ma per la verità volevo darti un sorriso, ecco. Io mi sono innamorato di te, sei bellissima. Mi dispiace, ma non credo di conoscerla. Infatti non mi conosci, ma io ti conosco. Ti volevo dire che magari non ci vedremo mai, ma tu hai un ammiratore segreto, se vogliamo. Vorrei anche diventare un ammiratore palese, però sono anche un po' timido e allora ho preferito inscenare tutta questa commedia e in realtà sei una ragazza meravigliosa. Grazie. Mi piaci tantissimo da morire. Io non faccio che pensare a te da qualche settimana e non ho mai avuto il coraggio di telefonarti. Poi ho telefonato buffonata, va bene, per cercare di rompere il ghiaccio, per vedere la tua reazione, che tu hai sorriso anche, non c'è stato nessun problema. Io tra l'altro sono uno psicologo e quindi capisco anche da queste cose come una persona si comporta, insomma, eccetera. Ti volevo dire appunto che insomma veramente sei fantastica, ecco, questo ti volevo dire. Va bene. Io vorrei anche, se possibile, come dire, riuscire a presentarmi a te, farmi vedere da te. Onestamente credo non sia il caso, comunque. Onestamente io credo che non ci sarebbe niente di male. Io mi chiamo Amedeo.
Sì, ho capito, ma non credo che sia onestamente il caso. Onestamente, il tuo cuore è occupato? Sì. Vabbè, ma si sa che il cuore si disoccupa e si rioccupa a sua volta. No, per me non è così semplice, onestamente. Onestamente, se tu mi conoscessi sarebbe semplicissimo. Se tu mi guardassi negli occhi verdi che ho, mi accarezzassi la folta capigliatura riccioluta che ho. Sì, ho capito, ma non... Se tu sfiorassi le tue labbra alle mie... No, onestamente non... Se tu annodassi... No, proprio non mi interessa. Se tu annodassi la tua lingua con la mia... No, guardi, davvero. La cosa sarebbe meravigliosa. Non mi interessa, se poi onestamente. Tutti nudi rotolassimo in un letto... No, guardi, proprio per te non mi interessa. Sarebbe facilissimo lasciare credo il vecchio amore. Credo di averglielo detto chiaramente che non mi interessa. Proprio... Perché non mi conosci? No, perché proprio non mi interessa. Io sono un tipo molto modesto, per quanto molto bello e ricco, capisci? E quindi posso permettermi tante di quelle cose, ma io voglio il tuo amore. Mi dispiace, ma questo non è possibile. E io penso anche sia il caso di interrompere la telefonata. Il tuo ragazzo non conta niente per me. Ah, visto? Fedele a tutti i costi. Vabbè, ma insomma, le ho detto tutte le cose possibili e immaginabili. Mancava solo che dicessi sono come Leonardo DiCaprio, che so, nulla, niente. Si chiama così, no? Di quel caprone lì. Vabbè, d'accordo. Andiamo oltre, non c'è stato niente da fare. La ragazza poi tanto era brutta, che se ne frega. Sì, la volpe e l'uva. Dunque, andiamo avanti e facciamo qualche altra telefonatina, vero? Sì, altra telefonatina a qualcuno, cercando di coinvolgerlo in questi versi. Oh, come ha fatto il porco, come ha fatto bene il porco quel signore prima, guarda, io non so, ma è stato bravissimo il porco. Pronto? 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 Chi è? Ciao. Chi è? Chi è? Sono io, dai. Sono un ragazzo che conosci. Chi? Chi sarei? Non mi riconosci? Se non mi riconosci, guarda, li attacco, Non lo so chi sei. Sono io, dai. Un attimo, le passo da mia nonna. Sì. Pronto? Pronto, signora nonna? Ma che nonna giovane! Complimenti. Grazie, chi è lei? Ma che voce giovanile, signora. Diamine. Complimenti, ma lei avrà al massimo... 20 anni. Sì, de galera. Oh, ma che... Cosa vuole? No, appunto, le volevo dire, quanti anni ha sua nipotina? La mia nipotina? Sì. A 9 anni. 9 anni? Accidenti. No, allora non era lei, perché sennò mi sembra di essere un pedofilo, capisce? Sennò, vedi, signora, il fatto è questo, io mi sono innamorato di una ragazza, no? Forse ho sbagliato il numero, però sentendo la sua voce, signora, mi è sembrato quasi che, insomma, io sento qualcosa per lei, il mio cuore già comincia a palpitare, sta battendo. Ecco, allora rifaccio il numero così trova la sua innamorata. Cosa vorrà dire se batte il cuore, signora? Niente, guardi, per me proprio niente. Ah sì? Ma una nonnina così, guardi, io sinceramente mele. Guardi, rifaccio il numero così trova quello che vuole. D'accordo, lo rifaccio. Perché? Buongiorno. Me l'ha detto lei, me l'ha detto lei, io rifaccio, me l'ha detto lei, scusa, chi me l'ha detto lei, rifaccia il numero, e io lo rifò. No, la bambina è troppo piccina, la nonna invece, wow, è nonna, ragazzi. Un po' sfatta, ma so. Ecco, dunque, vabbè, ha detto lei, rifaccia il numero, e io ho rifatto. Io l'ho rifatto, e che c'ho a fare? Io l'ho rifatto. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. La signora prima mi ha detto di rifare il numero, io l'ho rifatto. Lei ha sbagliato. Ma io l'ho rifatto. Ma dice, che numero fa lei? Dice, ha rifatto il numero, che è sua moglie. Che numero fa lei? È sua moglie quella signora. Lei che numero fa? Sono innamorato di lei. Lei mi risponde, allora sei un culaiolo. Culaiolo? Sono innamorato di sua moglie io. Brum. Secondo voi, devo rifarlo il numero, cioè, o no? Rifaccio o non rifaccio? Ma io, quello che ha detto lui non conta, io conta per me solamente quello che ha detto il mio amore, cioè la signora. Ha detto rifare, io lo rifaccio. Per me conta quello. Sì. Ma guarda un po' io, culaiolo a me, culaiolo. Pronto, culaiolo, io non ci sono. Io la denuncio, lei entra in casa degli altri. Io sto a casa mia. Io la denuncio. Io non sto entrando. Io la denuncio. Bravo, lei mi denunci. Ma sì, se ne vado a rompere con gli occhi alla gente. Lei mi ha detto culaiolo, io la denuncio. No, la denuncio io. La denuncio io. La denuncio io. Io ho la registrazione, mi ha detto culaiolo. Lei mi ha detto. Culaiolo.
Lei mi ha detto. Sì. La moglie mi ha detto di ritelefonare. E infatti. Si è innamorata di me. No, non ho detto questo. Non ho detto questo. Ho detto che io ero innamorato. Se io la conoscesse di persona. Conoscesse. Non se ne permetterebbe, va bene? Ma guardi, è sua moglie che mi ha detto di rifare il numero. E a me culaiolo non me lo dice, capito? Guardi, la verità colpisce. Lei non me la dica questa parola, sa? Non me la dica, sa? Culaiolo a me non me lo dice, ha capito? Oh, insomma, praticamente, cioè, parliamoci chiaro, no? No, parliamoci chiaro. Io rimango fermo a quello che ha detto lei, di rifare il numero. Oh, io rifaccio. Ma che gente c'è nel mondo, voglio dire. Ma offendono, prima offendono, poi dice ti denuncio. Ma io non ho offeso nessuno, solamente detto che, come dire, sono innamorato di sua moglie. Lui ha cambiato, sembrava che sua moglie fosse innamorata di me. Ma se manco mi conosce, ma se manco mi conosce, ma se manco mi conosce, ma se manco. Pronto? Ma senta, ma lei non c'è altro da fare? No, guardi, io dovevo parlare, è lei la signora con cui ho parlato sì, prima? Ma cosa viene fuori a tirar allora, fuori? Mi scusi, lei mi ha detto. Io gli ho detto di rifare. E infatti l'ho rifatto! Io l'ho rifatto, signora. Ma non il mio numero, lei faccia il numero che ma vuole. Ma io gli ho detto rifaccia il numero, io ho preso in parola, allora, scusi. Senta, allora suo marito mi ha detto culaiolo, mi ha detto dente coglioni, tutte quelle cose lì. Io vabbè, non ho offeso nessuno. Ma tornare in casa e viene a fare dei discorsi su. Ma dice che entro in casa, ma io non entro in nessuna casa, io sto a casa mia. Voi avete il telefono. Ma scusi, non lo so, ma che sistema è questo? Fatto. Sbaglio, perché a volte uno sbaglia. Ma, sì, ma non deve sì. essere così insistente a richiamare. Ma io me lei mi ha detto rifaccia il numero. Io l'ho rifatto, capisce? Ho capito, ma lui c'ha il numero sbagliato. Ma suo marito è un pochino insomma. Senta, insomma, ascolti una un cosa, cattivello io lascio il telefono attaccato, lei faccia il numero che deve fare, ecco, così gli risponde con la persona che vuole. Oh, vediamo, così se trovo occupato vuol dire che era lei. Quello che gli facevo io. Lo lasci staccato. Ecco, io lascio staccato così lei fa il numero e chiama. Che numero sta facendo? Il numero che sto facendo è purtroppo è il suo, perché se lo rifaccio è sempre lo stesso, ecco, signora. Allora, guarda, ma io non chiamo per sentirmi dire culaiolo, ecco. No, senta, uno se ma suo marito poi dice ti denuncio, ma come lui denuncia me? Prima offende, rabbia, ma signora, passo a rabbia. Ma io, guardi, io non ho offeso nessuno, solamente bene, detto. Lasci perdere, ma sia che sono innamorato di sua moglie. Perché fare il numero io il mio cuore batte per lei, signora, batte. Vuol dire che sono vivo. Signora, lasci staccato. Ecco, io lascio staccato il telefono e lei in telefono. Oh, bravo. Ecco, ma anche lei chiamando continuamente così indispone le persone. Se lei lascia staccato non la chiamo più, signora. Ecco, bravo, grazie. Arrivederci. Ecco, bravo. Provi. Sono staccato. Ora è attaccato. Vogliamo vedere se veramente ha lasciato staccato. No, perché a me è sembrato quasi no. Che abbia... Vediamo se li fa il numero. Boh, me l'ha detto lei, me l'ha detto lei. Io, insomma, vedete, faccio quello che dicono e non va bene. Non faccio quello che dicono, non va mai bene. Ma che gente c'è nel mondo? Vedete che non ha staccato. Non ha staccato. E non ha staccato, vedete? Dicono le cose e non le mantengono. Non c'è di peggio. Ora l'ha staccato. Senti là, lo lasci staccato per favore, lo lasci staccato, se no poi dice che le do noia, ecco, lo lasci pure staccato, lo lasci staccato. Sento tutto il respiro. E ora? Ora l'ha lasciato staccato. Sentiamo dei rumori di fondo. Quindi la cosa, insomma, come dire, ora almeno, insomma, che gente. Prima dice rifai il numero, non lo dovevo rifare. Poi dice lo stacco e non lo stacca. La cosa mi fa pensare che la gente non mantenga le promesse. Ecco, ed è vero. Che gente c'è di mondo. Ora stanno raccontando, stanno parlando, ma molto lontano, per cui a questo punto stacco io e per carità di Dio andiamo da qualcun altro, c'è mica bisogno di... cerchiamo di fare veramente la nostra situation, certo, la situazione chiave. Ecco fatto, io ho fatto un numero cercando qualcuno che magari, è vero. Sì. Oh... sembra che no. No. Facciamo un'altra volta, anzi un altro numero.
Sì. Sta a caso, sta a caso. E poi riattaccano. Ma la gente veramente è inattendibile. Non bisogna fidarsi di nessuno, nemmeno di noi stessi, certe volte. Quello aveva capito fischi per fiaschi. Ha capito che lei era innamorata di me. Invece ero io. Proprio pazzo. Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Io sono il tenente Gigi Piccino dei Vigili del Cuoco. Sì. Guardi, non si allarmi, ma le telefono per un'emergenza della massima gravità e pericolosità. Sì. Dunque, un animale piuttosto feroce è fuggito dallo zampecomio comunale. Dallo? Zampecomio. Cioè? Cioè sarebbe il manicomio per animali. Gli animali pazzi si mettono non nel manicomio, perché le mani non ce l'hanno, ma nello zampecomio. Giustamente. Giusto. Questo animale è il matto pardo. Sì. È uno che attacca all'improvviso, perché non si può dire all'improvviso, perché non c'hanno il viso ma il muso, all'improvviso, no? Le persone. Ovvio, certo. È ovvio, vedo che lei capisce le cose al volo. Certamente. No, perché molti dicono: ma cos'è lo zampecomio, il matto pardo, all'improvviso? Invece lei capisce subito, no? Certamente. Lei sapeva della presenza nei pressi di casa sua dello zampecomio comunale? No, mi sfuggiva, dire il vero mi sfuggiva, guardi. Adesso, dunque, ora le spiego. Meno male lo so. Ah, meno male, ecco, il matto pardo. Sì, se vuole ci porto anche la mia gatta che è un po' matta. Vede, può essere utile. Il matto pardo, come tanti pazzi, diciamo, pazzi umani, che credono di essere altre persone, cioè chi crede di essere, che so, Pippo Baudo o Garibaldi, ecco, il matto pardo crede di essere un altro animale. Ecco, allora l'unico modo per capire se è nei dintorni, per segnalarcelo che noi veniamo a prenderlo, è riuscire a fare il verso di questo animale. Mm-hmm. Ecco, in questo momento, per esempio, il matto pardo crede di essere un asino. Mm-hmm. Cioè, noi sappiamo da informazioni proprio molto recenti. Allora, se facendo il verso dell'asino si sente un verso simile rispondere, vuol dire che è nei pressi, allora chiaramente noi accorriamo e cerchiamo di catturarlo, capisce? Mm-hmm. Anche un animale piuttosto raro, quindi non vogliamo ucciderlo, ma catturarlo e riportarlo nello zampecomio. Mm-hmm. Ecco, allora bisogna che lei in questo momento mi faccia il verso dell'asino. Vabbè, via. Evitiamo di fare il verso dell'asino. Via. Preferisce fare il verso del porco? No. Ma lei scusi, si sente, cioè, sente più di fare il porco o l'asino? No, nessun dei due. Nessun dei due? No. Senta, si potrebbe fare un gatto gay. Mi fa un gatto gay? Un gatto gay? Sì, no, sì. Anche quello no. No? No. Ma scusi. Un attimo, c'ho la gatta sul tavolo. C'ha la gatta sul tavolo? Che carino, non si deve salire sul tavolo. Lo so. Perché è un po' matta quella gatta. È un po' matta, infatti me l'avevo detto. Senta, mi faccia almeno il verso del pesce. Sì, quello è facile, abbastanza zitto. Sì, no? mi faccia sentire. Ecco. No, con la bocca, L'ho fatto, perfetto. Sta facendo con la bocca? Mi è venuto perfetto. Perfetto, effettivamente sì. Mi sembra un pesce rosso. Sì, no. Senta, ma lei è sposato? No. No, quanti anni ha, posso sapere? 27. 27. Mm. È fidanzato? Sì. Sì? Cioè, con un maschio? Certamente, no, ovvio. Certamente, sì. No, con una ragazza. Ah, con una ragazza? No, sa perché le dicevo questo? Perché mi sembrava che lei avesse un po' la voce da insomma, aspettiamo. Non mi faccia dire la parola così nuda e cruda. Da finocchio. Anche può essere. No, questo come voce, no? Sì, poi sì, magari. Sì. Cambia tutti per la mia mamma il telefono, quindi poi. Ma è vero, infatti stavo per dire, signora, buongiorno, sono il tenente Cinci Piccino dei Vigili del Cuoco, no? Sì. Dei Vigili del Cuoco, che lei conosce senz'altro. Dice arriviamo... un attimo una cosa, dov'è che fa? Qual è la radio? Fate gli scherzi, Radio Chiesole, qual è? Come vi ho domani? Non ti ricordi mai, no. Senti, te lo posso dire io, questa radio, quella che mi impara a me, capito? Ecco, cioè, tutte da cerchi, la migliore, ci siano in mondo, mentre quell'altra, insomma, ci provano, ma per carità di Dio, soccate, vero? Ecco, come ti chiami? Io Massimo, ecco, Massimo, era proprio il Massimo, come dire, ma la sua ragazza, da quanto tempo ci sta una sua ragazza? Una vita? Lei, insomma, è contenta? Sì, spero di sì. Cioè, avete dei rapporti sessuali regolari? Queste sono cose, come? Tacciamo? Avevo capito pacciano, tacciamo? Sì. Ah, perché su queste cose è meglio tendere un velo pietoso, no? Riservatezza. Certo, la ragazza è carina, no? Sì, è carina, è molto bella invece. È bella? Sì. Ma cosa hai fatto per avere una ragazza così bella? Non so, fortuna. Fortuna?
Suppongo? Eh sì. Senti, a proposito di supposte. Sì, no, no, un attimo, ora c'ho da andare al cambio, per forza. Vedevo. La gatta, mi raccomando, sì, non sì, sul tavolo. Ce la porto al Zampicomio. Allo Zampicomio. Zampicomio. E sì, lì sì, dietro casa tua c'è via delle Cantonate, no? Sì, sì, ecco. Ma mi sembra che sia vicino a via Le Mani dal Naso, dov'è quella lì? Sì, via Le Mani dal Naso, sì, sì, esatto, via Le Mani, no, c'è il viale dei Soldatini di Piombo, è sì, presente, sì, no? Allora quello, è fangolo, quello alberato. Fangolo. Fa, bravo, no, c'è la piazza, piazza delle Candele Spente, sì, e poi proprio a un angolo c'è via delle Cantonate. Sì, 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 allora. Sì, questo è vero. Hai visto il monumento al Cerino, no? In mezzo alla piazza tonda. No, quello no. Monumento al Cerino in piazza delle Candele Spente, no? No, quello l'ho presente. Ora. Non l'ho presente. Se guarda, la prossima volta ci ripasso lo ci guardo meglio. Ecco, io vorrei che non andassi tu a spengere le candele col culo, Ciao! Ciao! Ciao. Sono già spente, voglio dire. Ma guarda, mi deve toccare di tutto, mi deve toccare. Cioè, poi dice che sono pazzi gli animali. Gli animali. Ma loro no, siamo noi. Ora secondo voi questo è uno che tromba, ma andiamo, andiamoci per culo. Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo. Se non c'è il sondazzo, stasera io mi ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.